Ciao a tutti, sono Paolo Alberto Pianezza, benvenuti sul mio canale YouTube o la mia pagina Facebook, a seconda di dove state guardando questo video. È un po' di tempo che non sono, diciamo, andato avanti, quindi mi impegno per farne qualcuno in questi giorni, visto che sono venuto su in studio. Avevo parlato un po' di tempo fa di questo lick che mi piaceva, per esempio in Sol maggiore, se prendo solo la triade 1-3-5, no? Solo si re. E faccio plettro dito dito con l'hybrid picking, ne ho parlato un po' in qualche video, e vado a riplettrare poi col plettro, cioè salto due corde e vado a riprendere la quinta, cioè saltando la corda in mezzo. Questo secondo me è molto interessante, anche andando a prendere una nota diversa o saltando una corda in più, per esempio. Ci sono un po' di idee interessanti, per esempio facendo l'armonizzazione della scala di Sol maggiore diventa così. Poi posso cambiare per esempio una nota, come dicevo prima, quindi... o anche il pull off dopo, no? Anche la settima. Qui devo cambiare dita però. Oppure oppure eccolo là. Quindi qua diventava col semi diminuito. Ok. Una cosa che mi è piaciuta è portarlo sulle altre corde. Per esempio, se eravamo in solo, ok. Quindi qua in questa posizione della pentatonica. Quando io ho 1, 2, 3 qua, se vado a prendere col plettro sotto, faccio sì che il plettro diventi la prima prettrata di questo lick, no? Quindi... quindi se sono in sol... può essere un buon modo per andare là o anche da altre parti. Si può sviluppare in tanti modi. A me succede di usarla come un passaggio tante volte. Adesso metto su un pezzettino, cos'è questo in là, mettiamolo in sol, visto che ho parlato di sol, e ci improvviso un pochettino usando questa idea qua, vediamo cosa succede, per farvi capire. Così, breve per farvi capire, secondo me è interessante, io lo uso in quelle posizioni lì, è molto comoda, soprattutto quando sulla terza corda che si va a prendere c'è un'altra nota, diciamo, della pentatonica, della scala, dell'arpeggio, che sia quello che volete fare, allora è comoda perché si può attaccare un secondo lick che diventa proprio... assomiglia anche solo all'ultima parte, per esempio, solo quando eravamo qua che abbiamo quinta, tonica, terza, sesta, no?
sembra un po' quello che fanno, assomiglia allo sweep picking che usano anche per esempio nel Gypsy Jazz, che usano l'economy picking, non so, sono mille modi di chiamare queste cose. Però mi piace più perché scrocchiano le note di più e si può, e può essere veloce col fatto che la modalità roll la mano destra. Si possono fare un po' quei giochini lì, ecco. E non so se si riesce a incastrare sta roba, però... Bene, al prossimo video, forse mi sono dilungato alla fine, grazie di averlo guardato, se vi è stato utile magari scrivetelo nei commenti, lasciate un commento se vi va, su YouTube, su Facebook, dovunque voi siate. Se avete qualche domanda scrivetela sempre nei commenti, mettete mi piace, condividete, taggate qualcuno a cui può interessare questa roba qua. Al prossimo video, ciao!